Benvenuti a questa puntata di Oltre la Mente. Un saluto da Rosalba Nattero. Riprendiamo le nostre riflessioni oltre la mente e riprendiamo anche i domandoni. E il domandone di questa settimana è: perché la morte fa paura? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina di Radio Dreamland e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. E quindi parliamo proprio di questo argomento, il confronto con la morte. È un argomento da cui rifuggiamo perché presenta un grandissimo mistero, il più grande mistero con cui possiamo confrontarci. Ma è anche un grande fad. I fad, secondo l'antico sciamanesimo druidico, sono quei segni che l'esistenza ci dà per farci crescere. E questo segno che ci dà l'esistenza ci può davvero far crescere. La morte è una cosa naturale come la vita. Sappiamo che toccherà a tutti, ma non siamo adeguatamente preparati a conviverci. Ci confrontiamo con l'ignoto più ignoto che potremmo mai immaginare. La cultura in cui siamo nati e cresciuti non ci prepara a questo evento. Tutt'al più ci dice di credere in qualcosa, nelle grandi religioni, nel cristianesimo che ci dice che ci sarà la resurrezione della carne, come se fosse una cosa logica. Come si fa a credere in simili panzane? O nelle religioni orientali che ci parlano della reincarnazione, come se ci fosse un ufficio nell'aldilà che tiene conto di tutti i defunti e gli assegna un nuovo ruolo, di solito un principe o una principessa, mica una mosca, eh? Insomma, credere in qualcosa di consolatorio, basta non pensare che finiremo in un grande nulla. E sì, perché se non ci fosse niente dopo il trapasso, a cosa sarebbero serviti tutti i nostri sogni, i nostri progetti, tutte le cose in cui abbiamo investito nella nostra vita, i matrimoni, i figli, tutte le cose faticose che abbiamo fatto per dare un senso alla nostra vita? Dovremmo convincerci di non essere eterni, mentre invece ci comportiamo come se lo fossimo. Ma dove siamo? Anziché chiederci che cosa troveremo dopo la morte, se mai troveremo qualcosa, perché non chiedersi da dove siamo arrivati? La domanda è la stessa, arriviamo dallo stesso mistero. E possiamo estendere il concetto: allora dove siamo? Che cos'è questo universo che ci contiene? E a sua volta questo universo in che cosa è contenuto? Siamo alle prese con problemi di alta filosofia, mentre ci è stato insegnato che solo i grandi filosofi possono permettersi di porsi queste domande. E noi dobbiamo attingere ai grandi pensatori come se non vivessimo la stessa cosa, come se non fossimo alle prese con gli stessi problemi esistenziali. L'antico sciamanesimo druidico, arrivato a noi tramite il filosofo Giancarlo Barbadoro, dice che non esiste la morte, non esiste neanche la vita. Tutto ciò che vive muore. Tutto ciò che muore vive. All that lives dies, all that dies lives, dice una canzone del Graal. E in queste parole c'è un grandissimo mistero, il mistero di una trasformazione perpetua che coinvolge anche noi individui e tutti gli individui senzienti, ma anche il mondo vegetale e anche quello inanimato. Non c'è niente di fermo nell'esistenza. Tutto è in continua trasformazione. Le stelle, le galassie, i cristalli, i diamanti, tutto ha un inizio, un percorso e una fine, compresi noi. Siamo nati, percorriamo questo tratto esistenziale, moriremo. Il nostro destino è già segnato. Che senso ha tutto questo? Non lo so, non lo sappiamo. Sarebbe bello saperlo, ma non lo sappiamo. Sarebbe stato molto più semplice se non ci fosse nulla, se non fosse esistito nulla.
Ma forse un programma c'è, solo che noi non lo vediamo e non lo vediamo nella sua interezza e non possiamo neppure intuirlo. Perché purtroppo la cultura in cui siamo nati e cresciuti e che ci ha forgiati non contempla il mistero, proprio lo nega. Il mistero fa intuire che non siamo immortali e quindi avvicina al concetto di morte, un concetto che non esiste nella cultura del mondo maggioritario. La morte è un pensiero da cui fuggire, così come la vecchiaia, perché avvicina alla morte. E tutto sommato, pensare troppo alla morte possiamo evocarla. Eppure senza il senso del mistero siamo già morti. Einstein ha detto: la più bella e profonda emozione che possiamo provare è il senso del mistero. Sta qui il seme di ogni arte, di ogni vera scienza. Lo sciamanesimo druidico che Giancarlo Barbadoro ci ha permesso di conoscere dice che la nostra realtà è fatta di Nara e di Machka. Il Nara è tutto quello che vediamo, che possiamo comprendere, ma al di là di questo c'è una realtà invisibile, chiamata Machka, che comincia da ciò che non conosciamo. I pensieri degli altri, i nostri pensieri, i nostri demoni. Dentro di noi c'è uno sconosciuto che a volte si manifesta e non corrisponde all'idea che abbiamo di noi stessi. Però c'è anche quello dentro di noi e quello è già una dimensione invisibile. Lo sciamanesimo druidico, questa antica cultura che fa parte delle nostre radici, ci insegna a non avere paura della morte, ma anzi adottarla come insegnamento di vita. Se contempliamo che il nostro destino è a termine e che inevitabilmente siamo su un binario che ci porta a quel traguardo inevitabile, allora tutto ci appare sotto una luce diversa. Ci troviamo in un percorso che tiene conto che noi non siamo fatti di solo corpo e mente, ma anche di qualcos'altro, una coscienza, una consapevolezza forse, e che la realtà materiale è solo un'illusione, un film che viene proiettato continuamente nella nostra testa. Gli antichi sciamani si sono accorti che si nasceva e si moriva e che a volte i defunti si manifestavano, forse perché cercavano un contatto con la dimensione dei vivi. Sulla base di questa dimensione sperimentale hanno concepito l'Inuta Sat, la via della morte e della rinascita. Una continua trasformazione di cui noi facciamo parte. Tutto l'universo è in continua trasformazione, dalla materia inerte va verso la coscienza, un universo che medita. E chi non si allinea a questo processo, chi non arriva alla morte in maniera consapevole, rischia di perdersi in un nulla cosmico oppure cerca ancora un contatto con i vivi, perché la sua realtà è basata su quella. In definitiva, la cultura del mondo maggioritario ci ha fregati. Non ci permette di far emergere il vero filosofo che è in noi. Sì, perché in ognuno di noi c'è un filosofo. Qualsiasi atto che noi compiamo è frutto di una precisa filosofia. Anche solo bere un bicchiere d'acqua implica un gesto che deriva da una filosofia di vita. Ma tutto questo ci è negato, perché c'è sempre chi pensa per noi. Questo ci nega di poter gestire la nostra esperienza a contatto col vuoto, la vera natura dell'esistenza. Eppure noi non siamo soddisfatti di vivere ipnotizzati, non ci può soddisfare. A volte il contatto col mistero si fa sentire e allora scatta un richiamo impellente. Può essere un fatto ESP, può essere un richiamo dai defunti, può essere un troll, un elfo, qualcosa che ci richiama a una dimensione invisibile. Ma noi cosa saremo dopo che siamo morti? I defunti dove vanno? Si spengono semplicemente o rimangono da qualche parte?
È difficile rispondere perché noi non lo sappiamo. Eppure, anche queste domande fanno parte del nostro mondo. Radio Dreamland. Share the vision. Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche per un messaggio di speranza proteso verso il futuro, verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23 su Radio Dreamland a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com. Scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero, organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846. Radio Dreamland. Share the vision. Torniamo a noi e approfondiamo questo argomento difficile. Mi rendo conto che è difficile da affrontare. Perché noi non abbiamo solo a che fare con la dimensione quotidiana, lavoro, affetto, famiglia. Abbiamo anche a che fare con ciò che non vediamo. Ma allora perché non ci hanno insegnato ad interagire anche con quelle dimensioni invisibili? Ora anche la scienza, nell'ambito delle neuroscienze, contempla il fatto che qualcosa sopravvive dopo la morte. Ma forse allora gli antichi sciamani avevano ragione. Più ci prepariamo in vita e più siamo preparati ad affrontare la morte. Che tra l'altro non fa male, perché se ci allontana da questo continuo richiamo del quotidiano a fare delle cose inutili, tutto sommato forse aumenta anche la nostra qualità di vita. E come fare per prepararci ad affrontare la morte? Con un percorso di meditazione. Tanto per cominciare, non credere a tutto ciò che ci propone la mente, perché la mente è una continua illusione. Ci propone sogni, obiettivi irrealizzabili, desideri che cambiano di volta in volta, progetti, un universo piccolo, piccolo a misura del nostro quotidiano. Però tutto questo è un'illusione che ci viene indotta, perché noi non siamo fatti solo di corpo e di mente, siamo anche fatti di qualcosa che va oltre la mente e ha delle esigenze così come il corpo e la mente. Il corpo ha l'esigenza di stare bene, ovviamente. La mente ha l'esigenza di elucubrare, di schematizzare, di fantasticare. Ma abbiamo anche una componente che va oltre tutto questo e che a volte si fa sentire in maniera impellente. L'esigenza di dare una risposta a quel sentirsi diversi, a quel sentire di non avere un posto, a quello che molte volte ci fa scappare dalle situazioni, magari cercando il contatto con quegli esseri senzienti di forma diversa dalla nostra che sembrano capirci così bene. O forse è una consolazione anche quella. Gli animali. Beh, se vi sentite diversi non siete pazzi o disadattati, siete normali. Avete forse solo il bisogno di approfondire il vostro rapporto con l'esistenza in maniera totalizzante. Avete bisogno di strumenti con cui affrontare la realtà, fatta di visibile, ma anche di invisibile.
Sì, perché noi stiamo percorrendo un treno in corsa che ci porta inevitabilmente verso l'ultimo traguardo. Però è un po' come se non vedessimo fuori dal finestrino, o se non volessimo vedere fuori dal finestrino. Perché fuori c'è tutta una realtà nuova, una realtà completamente diversa. E questa è la vera realtà, oltre il finestrino. Dobbiamo prepararci e come prepararci? Io vi posso consigliare un esercizio per superare le illusioni della mente, è un esercizio preparatorio. Tutta la produzione mentale fatta di visioni, di sogni, di emozioni, di desideri, progetti, è una radio che rimane sempre accesa, che occupa la mente e non permette di percepire la nostra vera natura. È quello che, secondo l'antico sciamanesimo druidico, viene definito Barsi. Ebbene, questo esercizio è il rifiuto del Barsi. Quando si manifesta un pensiero, che sia gradevole o sgradevole, provate a rifiutarlo. Quella convinzione che vi dice è impossibile, è quella la fegatura. Provate a rifiutarlo comunque. Lasciatelo andare come fosse l'acqua di un fiume e voi foste sulla riva. Lasciatelo andare come se quel pensiero fosse la vostra mano. Voi non siete la mano. La vostra identità non risiede nella mano. Siete un'altra cosa. Ogni volta che si affaccia un pensiero, non seguitelo. Questo è un ottimo esercizio per far emergere la vostra vera identità, quella non mentale. E se vi viene il pensiero non è possibile, sappiate che è una fregatura della vostra mente, che vi vuole coinvolgere in qualcosa di mentale, che vi vuole impedire di chiudere la radio, quella radio sempre accesa. Vi segnalo un libro postumo di Giancarlo Barbadoro, Meditazione e Ecospiritualità, all'origine dello sciamanesimo. E questo è un libro molto spesso e molto tosto che raduna tutta una serie di pensieri di Giancarlo Barbadoro che vi introducono all'origine appunto dello sciamanesimo druidico. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 a Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. Vi ricordo il domandone della settimana: perché la morte fa paura? E qua c'è tutto un significato su questo tema. Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina di Radio Dreamland e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Rimarrete incollati a Radio Dreamland al sito www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero. E alla prossima!